Buongiorno ragazze, il video di oggi sarà molto breve ma incisivo. Volevo commentarvi, parlarvi, recensirvi questa crema qui, Elix Extra, che è a base di siero di lumaca. Allora, questa crema innanzitutto vi faccio vedere all'interno. Io la utilizzo precisamente dal 1° febbraio, quindi oggi è 1° marzo, siamo a un mese, e la utilizzo giorno e notte, cioè ho praticamente tagliato tutti gli altri prodotti viso che stavo utilizzando appunto esclusivamente questa crema qui, perché volevo vedere com'era l'effetto da solo, insomma non combinato con altri prodotti. Avevo sempre sentito parlare di queste creme a base di bava di lumaca, anche perché qualche anno fa mia mamma, che ha dei problemi di pelle perché ha un po' dei segnetti, delle macchie dall'acne, insomma ha una pelle da ragazzina anche se non lo è più, mi parlava della elicina, cioè anni fa si era informata, quindi già ci eravamo messe a leggere dell'elicina, di questo e quello, quindi non mi è un prodotto del tutto nuovo. Io l'elicina non l'ho mai provata, so che alcune persone si sono trovate molto bene, altre non hanno riscontrato nessun miglioramento, altre invece ricordo che avevano il problema che questa crema seccava loro la pelle. Io non lo so, non l'ho mai provata e di conseguenza non vi so dire. So che ho provato questa, allora vi leggo, se trovo, qualcosa delle proprietà dell'estratto di Elix aspersa e Elix pomatia. Vi leggo due info. La bava di lumaca è una delle sostanze naturali migliori per la cura e la rigenerazione della pelle. Contiene ossidanti, rallenta rinvecchia l'invecchiamento, elimina i radicali liberi e il suo contenuto in proteine è indispensabile per ridare all'epidermide un aspetto sano, giovane e tonico. È ricca di vitamine, garantisce idratazione, migliora l'elasticità e riduce notevolmente gli anestetismi della pelle. Contiene collagene, allantoina, elastina, vitamina A, C ed E, oltre a un particolare tipo di acido glicolico e ha un antibiotico naturale con un eccezionale potere disinfettante. Quindi può essere utilizzato a qualsiasi età, su qualsiasi tipo di pelle, anche su anziani, bambini e donne in gravidanza. Queste sono le proprietà e ciò che contiene la crema. Allora, vi cerco anche nel frattempo un'altra info che vi volevo dare, ma forse si è già scritto qua. Eccomi qui, allora, è consigliata soprattutto per riparare la pelle da cicatrici, macchie, rughe, smagliature. Non contiene paraffine, siliconi, parabeni, OGM, petrolati. Questa è la crema. Allora, vi do la mia opinione. Innanzitutto, oggi non ho messo il fondotinta. Ho un po' di correttore, poi ho utilizzato solo un pochino di cipria e un pochino di farda, però non ho messo il fondotinta e vi faccio vedere un po' la pelle da vicino com'è. Allora, è mattina, quindi ho le mie solite occhiaie e borse sotto gli occhi, però ecco, questo è l'aspetto della pelle. Provo ad avvicinare ancora un po' per farvi vedere il contorno occhi. E basta, volevo farvi vedere questa cosa. Allora, la mia opinione su questa crema. Io personalmente, sto vicina così vedete la mia facciona, io personalmente mi ci sono trovata benissimo. Ho utilizzato per 3 settimane questa crema, mattina e notte, addirittura senza usare il contorno occhi. Da una settimana a questa parte ho ripreso a utilizzare il contorno occhi, mio solito, perché ho visto la zona un po' secca, però poi ho anche scritto alle ragazze della crema e loro mi hanno detto: hai fatto bene a utilizzare il contorno occhi, perché quella è una parte del viso molto delicata e che va comunque trattata in maniera diversa. Ma c'è anche la crema, c'è anche il contorno occhi, quindi sarei curiosa di provarlo. Mi ci sono trovata strabene, cioè io vedo la pelle onestamente compatta, luminosa, non vi so dire a livello di rughe o di smagliature perché non l'ho utilizzata sul corpo perché io ho il barattolino piccolo, però la cosa che a me colpisce è proprio la luminosità, la compattezza della pelle, che sento idratata, ma la sento idratata anche quando mi sveglio la mattina, cioè è proprio una pelle che sta bene. E vi dirò di più, se non fosse inverno, cioè se io adesso non fossi pallida, diciamo, non avrei nemmeno bisogno di utilizzare creme, basi, perché la pelle sta proprio bene. Quindi, lo so che è molto breve come opinione, però questa è. Allora, innanzitutto è profumata, ha un buonissimo profumo. Ha una consistenza molto leggera, nel senso, quando la si spalma sul viso si sente che hai messo la crema, cioè non è un gel che sparisce in un secondo. Ma io mi trucco dopo 5 minuti.
profuma, idrata e è proprio una buona crema. Quindi, altra precisazione, io non ho una pelle particolarmente complicata, nel senso ce l'ho un po' mista, mi si secca un po' d'inverno, mi si lucida un po' la zona T, però non ho una pelle complicata. Sarebbe forse stato più interessante sentire l'opinione di chi ha rughe più evidenti piuttosto che macchie o cose del genere, perché ovviamente su una pelle che non ha molti problemi, questi risultati io non li ho visti perché non ho macchie da schiarire, non ho cicatrici né nulla. Quindi io vi posso solo parlare a livello di idratazione, di compattezza, di luminosità della pelle. Anche questa zona a me sembra che stia bene e quindi il mio è un parere assolutamente positivo. Faccio un post dedicato a questa crema qui perché molte ragazze me l'avevano chiesto e perché la mia routine viso ultimamente sto usando sempre gli altri prodotti per struccarmi che devo ancora finire è solo questa crema. Quindi non avrebbe senso fare un video su una routine viso, insomma, la novità è solo questa crema qua. Mi ci sono trovata strabene, quindi mi avete chiesto qual era la mia opinione su questa crema con siero di lumaca e la mia è un'opinione buona. Idrata, profuma, è fresca, la pelle compatta, idratata. Io non so cos'altro dirvi, quindi spero che questa mia opinione abbia risolto, diciamo, le vostre curiosità. Vi lascio i link di riferimento sia della recensione che dell'inci che di dove si può trovare eventualmente questa crema. Fatemi sapere se voi l'avete mai provata e che cosa ne pensate. E a prestissimo! Ciao!